La parata militare alla caserma Berardi, la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti e le onorificenze in prefettura alle vittime del terrorismo. Così è stata celebrata la festa della Repubblica, 69 anni dalla fondazione. La banda dell'esercito ha intonato l'inno nazionale tra fasce tricolori e alte istituzioni. Il prefetto Carlo Sessa ha raggiunto lo schieramento, dopodiché ha presieduto la cerimonia della consegna delle medaglie con il suo discorso, un momento di ricordo e commozione. Il 2 giugno è una ricorrenza che va ben oltre i confini cittadini, però la città di Avellino, dalla mia esperienza, ha sempre risposto con molta attenzione e con molta partecipazione a questa cerimonia. Ne è un esempio la presenza oggi di tutte queste persone, queste personalità, questi insigniti con i loro familiari, che hanno accolto, credo, con soddisfazione la possibilità di ricevere non solo le onorificenze al merito della Repubblica, ma anche dei riconoscimenti che tra poco consegneremo per quanto riguarda le vittime dei lager e le vittime per l'attività svolta in servizio. La città è vicina alle istituzioni, nonostante i mille problemi che li affliggono, partecipa, collabora, e questa è una cosa che ci torna molto utile anche ai fini del mantenimento di un ottimo rapporto con la cittadinanza stessa, ma soprattutto del mantenere unee condizioni di ordine e sicurezza pubblica decisamente positive. Avellino è tra le città riconosciute dalla stampa nazionale e dalle città più sicure d'Italia. Se vi è la partecipazione del cittadino, sicuramente manterremo questi buoni livelli, anzi li potremo migliorare. Tutti i settori che possono assicurare migliori condizioni di legalità per il cittadino devono essere attenzionati, tutti devono lavorare affinché appunto le esigenze del cittadino stesso siano garantite.